Saranno delle belle manifestazioni, ci saranno questi aperitivi lungo la strada, è un momento di grande incontro anche con amici, con persone di altri paesi e ci si incontra ed è veramente piacevolissimo. E abbiamo però quest'anno dovuto applicare dei criteri di sicurezza molto più diciamo, rigidi rispetto agli anni scorsi in virtù di una circolare ministeriale del giugno 2017. Diciamo dovuta per gli eventi di Torino. Quindi, beh, meno date, però maggiore sicurezza in città per chi partecipa. Sì, infatti il criterio è stato questo, proprio per cercare il più possibile di creare un ambiente sereno in cui la gente possa venire e trascorrere delle ore piacevoli, ma con il massimo della sicurezza e diciamo, garantire questo. Un lavoro di sinergia che ha visto coinvolto l'assessorato alle attività produttive con le associazioni di categorie. È stato difficile questo lavoro di concerto? Ci sono stati dei momenti in cui ci siamo un attimo fronteggiati, poi dopo con molto criterio e anche grazie alla collaborazione di Aldo Trezza che ha fatto un po' da collante fra i ragazzi che sono dimostrati comunque dopo un attimo di tentennamento degli ottimi imprenditori, hanno capito quali fossero le esigenze reali e come potesse essere pericoloso per la città e per le loro attività un evento, magari anche un minimo evento, un minimo cenno di problematica, una rissa, qualcosa eccetera, non gestita e creare poi dopo un fumus di diciamo, luogo non sicuro, cava è un posto sicuro e ci si diverte. Cava for Friends, presidente, quest'anno dedicato alla Croce Rossa Italiana e all'attività della Croce Rossa. Sì, quest'anno siamo stati scelti come destinatari, come beneficiari di questa raccolta e ovviamente siamo felicissimi e ringraziamo gli organizzatori. Ovviamente come nelle altre edizioni noi saremo presenti dando quello che è il nostro supporto, ecco, anche al discorso della sicurezza. Verrà allestito un punto medicalizzato in piazza da cui coordinare le attività. Ci sarà un'ambulanza dedicata solo a quello che insomma succederà durante gli aperitivi e una serie di squadre a piedi attrezzate per il soccorso con defibrillatore, zaino e tutto ciò che può servire che pattuglieranno, diciamo così, quelli che sono i locali. E anche quest'anno voi farete da tutela per garantire la consegna di tutti quelli che sono i salvadanai di Cava for Friends distribuiti sul territorio? Sì. Rispettando il format che abbiamo usato anche nella raccolta per Amatrice, eccetera, i salvadanai vengono numerati in una maniera univoca, ogni numero corrisponde alla persona che lo prende in carico. La notte del 5, la sera del 5, cioè, che corrisponde con la notte bianca, verranno tutti ritirati e ci sarà poi dopo la serata un'apertura pubblica dando visione sia di quelle che sono le fasi di conteggio sia di quelli che sono i totali risultanti.